Buongiorno! Allora, vi mando questa mini lezione di Yoga Flex Fitness perché dobbiamo cercare di non stare troppo fermi, dobbiamo cercare di rinvigorire il corpo, quindi mantenerlo sempre in allenamento. Partiamo prima da un breve riscaldamento perché fare comunque gli esercizi a freddo rischiamo di farci male, quindi andiamo a fare prima qualche squat e vi consiglio di farne almeno 10, così riusciamo a scaldare bene le gambe, per cui gambe divaricate, i piedi sono leggermente in fuori, vado bene bene giù col sedere, salgo, quindi bene giù, salgo, inspiro ed espiro e poi rimango qua, tengo la posizione, la tengo per almeno 4 bei respiri. E salgo, ok, da qua, apro bene, arrivo in questa posizione, i piedi sono ben aperti, molleggio sulle gambe, braccia, vado lateralmente, rimango, allungo bene bene la parte laterale, tengo sempre da 3 a 4 bei respiri e poi ritorno. Centro, molleggio e vado dall'altra parte, allungo, allungo bene, tengo sempre da 3 a 4 bei respiri e torno al centro, chiudo leggermente le gambe, arrivo qua, sollevo, sollevo, vado bene verso l'alto e scendo, scendo, scendo con le braccia. Vado in avanti, allungo, allungo, allungo. Cerco di tenere le gambe distese, la schiena e bene, bene, bene dritta a tavolino. Quindi la posizione praticamente è questa. Non devo inarcare la schiena, non devo tenerla tonda, ma deve essere bene, bene distesa, allungo bene, bene. In avanti. Tengo qua. Scendo verso il basso, in avanti. Rimango qua, gambe sono bene, bene distese. Tengo, ok, rimango qui, in avanti, ora piego le ginocchia, porto le mani al centro, srotolo, srotolo lateralmente, vado su, hop, e scendo dall'altra parte, lo faccio ancora una volta, e arrivo al centro, rimango al centro, vado, cambio giro, vado dall'altra parte, ancora una volta, arrivo al centro, piego le ginocchia, stendo le ginocchia, piego le ginocchia, stendo le ginocchia, piego, stendo, piego, stendo, piego, chiudo i piedi, ok, attivo, attivo l'addome, srotolo e salgo su, ok, bene, bene, indietro, indietro, con le spalle, inspiro ed espiro, ok, ok, allora, un attimo solo, ok, cambiamo anche musica, benissimo, da qua faccio dei bei respiri, ricordiamoci sempre che la posizione è con il bacino in retroversione, quindi spingo avanti col bacino, strizzo i glutei, strizzo l'addome, ok? Non arrochiamo mai la schiena, non teniamo sempre il sedere indietro, ma bene bene, spingo avanti col bacino in retroversione, strizzo i glutei, strizzo l'addome. Da qua faccio dei bei respiri, sollevo la gamba e su, molleggio. Scendo, piego le ginocchia, su, stendo, piego, su, stendo, piego, su, stendo, su, su, rimango qua, ok, sollevo i talloni alternati, prima uno e poi l'altro, sollevo, sollevo, bene, bene, scaldo le caviglie,
bacino, sollevo le braccia e salgo su, allungo bene bene verso l'alto, tiro, devo sentire tirare bene bene la colonna, spingo bene verso l'alto con le braccia, tiro sulle spalle, allungo la colonna, tengo, inspiro ed espiro, scendo con le spalle, da qua allungo, rimango senza sollevare di nuovo verso l'alto, ma bene, scendo con le spalle, retroversione del bacino, quello che la schiena mi permette, vado indietro, e tengo. Se ho tanta mobilità con la schiena, posso andare bene indietro, altrimenti rimango un pochino più su, e tengo. Torno al centro, piego i gomiti, qua vado lateralmente tenendo i gomiti piegati, le gambe sono piegate, mantengo la retroversione del bacino e i piedi, le ginocchia devono essere parallele, quindi non deve essere una più avanti dell'altra, ma le ginocchia devo tenerle bene parallele. Tengo. E torno al centro, sollevo verso l'alto, scendo, vado dall'altra parte. Le ginocchia sono bene in linea, bene parallele. Tengo e torno al centro, attivo bene le braccia, piego. Stendo verso l'alto, stendo le gambe, piego le braccia, piego le gambe, stendo le braccia, stendo le gambe, piego, stendo, vado bene in giù con le braccia, rimango qua, ginocchia piegate, vado indietro con la gamba destra, ok? Da qua. Tengo indietro, ok? Mi raccomando, il piede deve essere più avanti della linea del ginocchio, quindi altrimenti andiamo a sovraccaricare il ginocchio e rischiamo di farci del male, ok? Da qua, appoggio il ginocchio, appoggio il collo del piede, passo all'interno con il braccio, ok? Quello che la mia flessibilità mi permette, scendo col gomito verso il pavimento, quindi se riesco scendo bene con il braccio, quindi appoggio il gomito al pavimento, altrimenti rimango un pochino più sollevata. Lo ripeto in maniera dinamica, salgo, scendo, da qua avvicino una mano, avvicino l'altra, passo all'esterno, faccio una bella torsione. E torno giù, da qua appoggio la punta, sollevo il ginocchio, ok, manina sul ginocchio, l'altra manina mi sollevo, laterale, quello che la schiena mi permette, vado indietro, ok, rimango qua e attivo bene le braccia, le porto verso indietro, su, avanti, indietro, su, avanti, indietro. Su, avanti, torno laterale, sulle braccia, porto avanti a fondo yoga, tengo, scendo con le mani a terra, vado in torsione, stendo la gamba avanti, posizione ad angolo, tengo, piego la gamba avanti, e stendo la gamba, piego, stendo, e porto giù il braccio, da qua la gamba sinistra va dietro, arrivo in posizione ad asse, mi raccomando la schiena è bene dritta, attivo bene l'addome, attivo i glutei,
non inarco la schiena, non tengo il sedere troppo in alto, bene bene dritti dritti con la schiena, bene bene attivo glutei e addome. Da qua, gamba dietro, incrocio, sollevo, sollevo, asse laterale. Scendo col braccio, torno qui, sollevo il sedere, divarico leggermente le gambe, vado nella posizione del cane, alla testa in giù, spingo bene bene con il petto verso il pavimento, spingo, spingo, sento bene tirare le gambe, allungare, allungo, allungo. Da qua sollevo la gamba destra, posizione del cane a tre zampe, estendo anche la gamba in appoggio se riesco, stendo, stendo, porto il ginocchio al petto, piego la gamba in appoggio e su, sollevo e stendo, e piego, sollevo e stendo, piego, sollevo e stendo, piego, sollevo e stendo. Da qui, appoggio, appoggio, di nuovo cane a testa in giù, spingo bene bene col petto verso il pavimento. Ok, avvicino avvicino le mani ai piedi, piego, ok, scendo giù da qua, ok, ritorno sul mio tappeto che mi era allontanato, ok, qua appoggio in avanti la gamba sinistra e la gamba destra dietro, ok? Quindi andiamo adesso a terra. Qua sollevo, sollevo il bacino. Tengo sempre da 3 a 4 ben respiri. Scendo. Di nuovo su. Ginocchio avanti, stendo, piego, stendo, piego, stendo, piego, stendo, piego, oltre verso la linea del ginocchio, posizione del dio del pesce, tiro, 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 guardo bene lateralmente. Centro, riprendo il ginocchio, stendo, piego, la schiena deve essere bene, bene dritta, stendo, piego, vado nuovamente dietro, dietro con la gamba, da qua, stendo la gamba dietro, appoggio in avanti, vado avanti, con le braccia, vado su e vado indietro quello che la schiena mi permette, qua, attivo le braccia nuovamente, quindi dietro, su e avanti, attivo bene bene le braccia, attivo bene le braccia, attivo, attivo, rimango con le braccia su, vado indietro, scendo e vado avanti. Appoggio le mani a terra, torno al centro, porto il ginocchio avanti, porto avanti l'altra gamba, ok? Da qua, stendo, piego, stendo, piego, stendo, piego, stendo, piego. Qui, l'importante è che la schiena rimanga dritta, andiamo a fare una bella barca. Se riusciamo, stendiamo entrambe le gambe, altrimenti rimaniamo in una posizione della barca con le gambe piegate, ok? Quindi la posizione intermedia è questa. Schiena bene bene dritta, ginocchia piegate, altrimenti se riesco posso stendere bene bene le gambe e fare una bella barca. Ok?
appoggio il sedere sui talloni, mi allungo in avanti, tengo, tengo, respiro, allungo bene, da qua riporto le mani vicino alle ginocchia, punto i piedi, sposto il peso all'indietro, sollevo il sedere, ginocchia piegate, le stendo, le piego, le stendo, le piego, le stendo, le piego, da qua attivo l'addome, srotolo, srotolo e vengo su. Bene, bene, respiro, porto indietro le spalle, chiudo le scapole, apro bene il petto, recupero e siamo pronti per rifare la stessa cosa con l'altra gamba. Intanto io vi saluto e vi ringrazio.